Bentornati su Pepper H Collectibles con un nuovo video. Un video diverso dal solito, perché questo infatti sarà una sorta di vlog in cui vi porterò con me al Romix 2024. Oh, i capelli! Che cazzo è quest'ora? Stefano, del Nest del Zero. Oh, pronto Stefano, cosa vuoi? Pronto per? Parrucchiere, non sapevi? Partito? Ma stavo a dormire io, perché? Tocca a Romix, mi ricordi? Ma non ci siamo già stati? Ma no, quella era l'aprile, questo è quello d'ottobre, 3 ottobre, dai, sbrigati, muovete! Oh cazzo, capito? È tardissimo, devo fare lo zaino. Ok, stavolta poche cose, eh? Power bank, acqua. Parte. Sono in viaggio, prima tappa a Spoleto per incontrare Stefano e poi dritti verso il Romix. Piove, buttano giusto due gocce. Ed ecco Stefano. Vai Stefano, a caldo. Il capello sta bene? Stai benissimo. Ok. Ecco, ci siamo. Ah, e questo oggi, eh? È il momento più bello. No, come tradizione, allora, il parcheggio lo paga il Nest del Serbio, il resto pagano tutto loro. 20 però, sì, sì. Come 20 oggi? Oggi. No, vediamo un attimo. Questo è il momento fatidico. Ciao. Ecco qua, vago. Visto. Che succede? Destra, rotatoria a destra. Aumentato? Grazie. No, ok, grazie. A posto, grazie Stefano. Eccoci, siamo sul solito tunnel della morte. Luigi, il proprietario del Romix, e Stefano del Nest del Zero. Voi sappiate che tutto quello che si acquisterà oggi sarà di Luigi. Esatto. E tutto quello che c'è a Romix è di Luigi, quindi anche le vostre collezioni. E lo porteranno loro, però. Esatto, e noi siamo i portaborse.
qui si incontrano anche gli iscritti, il Manolo. Ciao ragazzi. Quest'anno ci tocca fare il portaborse, ragazzi. Bene, ragazzi. Gli acquisti di Luigi, Luigi è un signore. Gli acquisti di Luigi. Va bene, ragazzi, alla prossima. Anche quest'anno è fatta. Ed eccomi qui ragazzi, dopo aver lasciato Luigi e Stefano a Spoleto, che ringrazio nuovamente per la compagnia, perché mi sono divertito un sacco insieme a loro in questa giornata a Romix. Vi faccio questa breve conclusione prima poi di riprendere la strada per tornare verso casa. Niente, le mie considerazioni sul Romix, sulla fiera, sono le stesse più o meno che ho fatto per la scorsa edizione, quella di aprile. Quindi una fiera che a me piace per tutto quello che è l'insieme della fiera, tra cosplayer, gente, cose belle da vedere e quant'altro. Poi torno anche oggi, come per la scorsa edizione, purtroppo a mani vuote, perché
per quanto concerne Hot Toys 1 a 6 in generale c'è veramente poca roba, anche se stavolta rispetto ad aprile, ragazzi, c'erano un paio di negozi con qualcosina, ma tutta roba che già avevo o comunque con prezzi esorbitanti che non valeva la pena di acquistare. Per il resto, ragazzi, vi ripeto, io mi sono divertito tanto, grazie alla compagnia, ho incontrato anche Manolo, l'iscritto al canale che saluto. E quindi niente, fateci un giro perché ne vale comunque la pena. Passerete una giornata diversa dal solito e vedrete un sacco di roba nerd. E comunque, ragazzi, c'erano davvero tanti, ma troppi Funko Pop. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo con i prossimi appuntamenti del canale e ringrazio ancora i ragazzi per essere stati con me. Ciao raga, a presto.